Ciao ragazzi, allora, in questa seconda parte vediamo alcune cose pratiche e teoriche. Prima di tutto, vediamo la differenza tra chitarra classica e chitarra acustica. La chitarra classica è una chitarra che ha la caratteristica di avere le corde in nylon, quindi un suono un po' più dolce. Voi dite, ma le ultime tre corde sono in metallo, no, in realtà sono ricoperte da questo filamento, ma dentro comunque è un tessuto particolare, che è un filamento pa particolare, ma non è un metallo. Sono ricoperte di metallo per avere questo suono, non è proprio un metallo, ma ricoperte di questo materiale per avere questo suono un po' più grave, perché qui si hanno le corde, le vibrazioni, le frequenze un po' più sottili, quindi suoni acuti, mentre verso la sesta corda si devono avere suoni bassi, quindi ci vuole un po' di rinforzo. È una corda con solo nylon non ce la farebbe mai, a meno che un nylon spessissimo, e quindi ha bisogno di questo rinforzo di materiale. Infatti dentro, se voi le guardate, sono dentro c'è una specie di seta, di filo di seta, ma non è seta, e sono ricoperte da questo materiale che è simil metallo, ma non è metallo. Quindi, prima di tutto le corde, nella chitarra acustica invece le corde sono tutte in metallo. Ecco perché lì nella chitarra acustica il suono è più squillante, mentre nella chitarra classica il suono non è meno squillante, ma un timbro diverso, c'è cioè un tipo di suono diverso. Nella chitarra classica possiamo fare queste cose. Mentre nella chitarra acustica possiamo fare molto più accompagnamento e suona molto di più. Quindi, prima differenza sono le corde. Seconda differenza è la cassa armonica. Nella chitarra classica è quasi standard, per un principio fisico che non sto a spiegare, per un fatto di suoni, di frequenze. Nella chitarra acustica invece la chitarra può avere diverse forme, può essere un po' più grande, un po' più piccola, a seconda del suono che si vuole ottenere. Più la cassa è grande, più il suono è maggiore, aumenta di volume. Quindi una chitarra acustica ha già le corde in metallo, poi un aumento della cassa di volume, quindi il suono sarà molto più potente di una chitarra classica, a meno che la chitarra classica è fatta di un legno particolare che riesce a risuonare e far sentire molto di più le corde, i suoni, ma di solito una chitarra classica suona molto di meno rispetto a una chitarra acustica. Quindi queste sono le due differenze principali, poi ce ne sono tantissime altre che non sto ad elencare. Io ad esempio ho studiato chitarra classica, conservatorio, ma ho sempre suonato chitarra acustica, a volte anche elettrica, in vari gruppi. Sono molti video che potete guardare e niente, come differenze per adesso va bene così.